Ciao amici di Napolità, buonasera, è finito questo ritiro di Di Maro. Ma oggi che è successo? Che qua è tutta quella pioggia, ma perché? Cioè, ma qui fa freddo, piove. Ma infatti siamo all'interno proprio perché fuori è tutto distrutto, bagnato. Cioè, però ti assicuro che ogni anno c'è sempre una giornata così, c'è sempre un periodo così di qualche ora, e quindi non è una novità, insomma, per la Val di Sole. Avrei saputo che sta sto sole, però. Vabbè, c'è tutto tranne che il sole, poi freddo. Ma poi io capisco che questa città non c'è l'estate. Quando siamo arrivati c'era, faceva caldo al mattino, poi via via si è strutturata così la cosa. Domani ce lo riprendiamo. Oggi se ci state il tempo loro lo sanno, e poi alla fine anche un po' aleatorio. Allora Jenny, oggi Napoli spalle, Napoli pareggia, ragazzi, già ve l'ho detto in video prima, non mi parlate del Napoli ha pareggiato, la crisi, perché mi arrabbio. Che non c'entra. La crisi di che? No, ma poi che partita è? La crisi dell'acqua, sì. La crisi dell'acqua, quella sì. Allora parliamo un attimo di questa prima parte, perché poi ci sono state due partite, parliamoci chiaro. Primo tempo e secondo tempo, è il punto tuo, Jenny. Secondo me, insomma, il punteggio non è veritiero, perché poi alla fine, per quello che ha fatto vedere la squadra, avrebbero potuto segnare molto di più. Il gol della spalla è stato bello ma casuale. E... Giaule, scusami, sì. Ma hai detto dove sta? Cioè già ora. Stava al bar, perché là al bar devi stare, no. Non è che puoi fare molto di più. È una punizione da centrocampo, sì, quindi ragazzi, perso. Non prendetevela come. E quindi però ci sono indicazioni, secondo me, tattiche, tu lo sai meglio di me, che insomma si è intravisto qualcosa. Secondo me i disegni sono al 90% quelli che abbiamo visto l'anno scorso, però qualcosa di nuovo c'è. Interessante Raspadori sulla destra, per capire se continuerà lì. Ah, ma Lozano che è successo? Cioè non convocato proprio? No, Lozano fin quando non recupera dall'infortunio, lui e Verano sono... Ah, perfetto, quindi nessun caso è entrato al posto? Non c'è, no. E quindi ti dicevo, qualcosa si è intravisto in campo, e il risultato, per carità, conta fino a un certo punto, nel senso che sono le classiche partite in cui se vinci fai quello che dovevi fare, se non vinci dopo scendono giù le critiche. Però al netto di ciò è chiaro che insomma è una partita che ti lascia qualcosa e ti regala qualcosa. Mi dispiace proprio per questo che non abbiamo ascoltato, insomma, Rudy Garcia, che poteva darci qualche elemento in più. Sicuramente poi nei prossimi giorni succederà, tanto tra poche ore ci si ritrova tutti a Castel di Sangro. Diciamo che poi è saltato tutto, la conferenza quella là di ieri, la conferenza post. Una cosa ti voglio chiedere, tutte quelle uscite che lui ha fatto, no? Con tutte le reti, Mediaset, che l'ho visto ieri al campo, però poi io l'ho visto di parlare tantissimo tempo, però poi sono uscite pillole, come funziona? Quindi loro fanno questo, ora sto domandando proprio a Gennaro, il tuo da, no, da è chiaro che poi hai degli obblighi di minutaggio, no? Immagino per il servizio scegli, quindi prendi tutto e scegli qualche pilloletta, è chiaro. Quindi saranno l'analisi del ritiro, il mercato, dividendolo tra Osimhen e il difensore. Credo sia una cosa più importante. Dovrebbe essere così. Allora, come hai detto tu, mi hai dato uno spunto per parlare un po' di tattica. Primo tempo qualcosa di strano, però poi abbiamo capito perché era proprio voluto dall'allenatore. Primo tempo soft, tutte le seconde linee. Mi ha preoccupato un po' il baricentro, bassi, la costruzione con una linea di difesa, come hai visto, no? In linea, quindi un po' di cose particolari. Secondo tempo d'uscita, bomba proprio. Infatti è stato pazzi proprio, i pazzi, i primi 10 minuti del secondo tempo, follia pura, impressione. Una traversa a porta vuota, un errore di Raspadori a porta spalancata. Sì. E Osimhen sotto porta che sbaglia. Insomma, ci sono tante occasioni che, per carità, possono essere dovute a un po' di annebbiamento, non lo so, da stanchezza di lavoro. Ovvio, carichi pesantissimi. Però è chiaro che poi scemerà nelle prossime ore, nei prossimi giorni, chiaramente, e in questo gli step di Castel di Sangro saranno molto più importanti. Fondamentale. Ma poi Victor che sta proprio come un pazzo. E non si è allenato, diciamo, 10 giorni. Era incredibile, è proprio una cosa spettacolare. Non è un caso che lui e Amissà siano, secondo me, i migliori in campo che abbiamo visto. No, senza dubbio. Si allenano a parte anche da soli, fanno grande lavoro fisico, poi hanno inevitabilmente una struttura e delle fibre che li aiutano, però al di là di questo è chiaro che insomma, era utile capire a quanto fosse la squadra, per me al 30-40%. Sono d'accordo. O Baretin, come l'hai visto? Dico bene, Baretin. Sì. Sembra che metto due bivero. No. Oggi in tribuna c'era un ragazzo della Spal che non era stato convocato, era seduto in tribuna a poca distanza da me e aveva giocato con lui a Cesena qualche anno fa e mi diceva che era così strutturato già a 12 anni, quindi diciamo che un po' di forza fisica c'è, cioè è chiaro che
ha screzzato di parecchio, sì, infatti sì. Secondo me lui e Colisacu possono andare, insomma, giocare, possono continuare, sì. Secondo te possono andare a livello, diciamo, in qualche club un po' più importante. Togliamo Spal, Napoli Spal, poi sì. Alla fine abbiamo detto le cose più importanti. Che te, cioè, cosa prendiamo di questo ritiro? Ormai è finito, ragazzi, è finito. Il buono e il cattivo. Sicuramente l'entusiasmo. Nel buono ci metto l'entusiasmo, nel buono ci metto il gruppo al completo, perché alla fine, se ci pensi, manca solo il difensore che sostituirà Kim. Poi per il resto la squadra, chiaro, se dovesse uscire Lozano entra un sostituto, ma poi per il resto il gruppo al completo, non devi andare a fare investimenti come era capitato l'anno scorso, e quindi questo lo metto sicuramente nei pro. Nei contro c'è che non è lavorato nei primi giorni con tutta la squadra al completo, e quindi inevitabilmente hanno un po' di gambe in questo momento appesantite. Nei contro ci metto anche il risultato di oggi, dai, lo mettiamo tra i contro, e chiaramente anche l'infortunio di Mario Rui, adesso da valutare per capire quello che succede. Hai ragione. Nulla di grave, ma comunque un paio di settimane le può salvare. È il ritiro lì poi. E credo sia fondamentale, perché poi tra 2 settimane praticamente sei nel pre-flow, se non è altro. Esatto, esatto. Ragazzi, che dobbiamo dire più? Io voglio ringraziarti perché vabbè, non avevo tutto, alla fine ce l'eravamo promessi da tempo, insomma, di incontrarci qui. Quindi. Ma poi tu fai parte della famiglia di Napoli, da tutti gli effetti, non lo sapete, quindi Gennaro come se fossi io. Abbiamo, quindi ricordatevi che è Natale. Ovviamente, ma loro poi sono certo. E ragazzi, questo è, io sono arrivato alla fine, però grazie a Gennaro sono sempre stato qui, perché mi teneva aggiornato su tutte le cose, quindi Castelvetrano non credo di esserci, perché poi voi venite da Napoli, io vengo un po' da più da lontano, però qualcuno la famiglia, ma magari ci organizziamo così, bravo Gennaro, quindi sempre consigli ottimi, e poi abbiamo lui, magari proviamo a collegarci, poi vediamo, ci sentiamo. Ragazzi, io vi voglio bene, è finito anche questo Di Maro, un bacio e un abbraccio da Sasà Di Maro, che meno male che sta in Napoli, se no pensate che sta in Alaska, che freddo, Alaska no, ma Germania alta, penso di sì. Ciao, aiuto.